Perché vuoi fare il fattorino d'albergo? Chi non vorrebbe? Al Gran Budapest, signore. E così ebbe inizio la mia vita. Apprendista fattorino d'albergo sotto il rigido dominio di Monsieur Gustav H. La maggior parte dei più stimati e illustri ospiti veniva per lui. Ti amo. Ti amo. A proposito, a letto era esplosiva. Aveva 84 anni. Ne ho avute di più vecchie. Fu anche quando conobbi Agatha. È incantevole, molto incantevole. Ti sta corteggiando? Sì. Approvo quest'unione. Divenni il suo pupillo e lui doveva essere il mio consigliere e tutore. C'è la polizia. Di che scendo immediatamente. È stata uccisa e lei crede che sia stato io. Ehi! Fermo! Sei davvero uno schianto, tesoro. Dico sul serio. Non so quale crema ti abbiano messo giù all'obitorio, ma ne voglio un po' anch'io. Queste sono le ultime volontà e il testamento di Madame D. A Monsieur Gustav H. lascia il quadro noto come ragazzo con mela. Wow! Cosa? Chi è Gustav H.? Temo di essere io, caro. Se vengo a sapere che hai toccato mia madre anche solo con un dito, viva o morta... Vado a letto con tutte le mie amiche. Serve un piano per la tua sopravvivenza. Nascondilo. È in codice, avrei bisogno di una lente d'ingrandimento, ma dice come trovare il ragazzo con mela. Sono una pasticcera, non una ricettatrice, se è questo il termine. Posti di blocco a ogni incrocio per 50 km. Posti di blocco a ogni stazione dei treni per 100 km. Salta su! Voglio 50 uomini e 10 segugi pronti fra 5 minuti. Non può arrestarlo solo perché è un odioso immigrato. Giù le mani dal mio fattorino d'albergo! Sei mai stato interrogato dalle autorità? Sì, in un'occasione. Quale? Fui torturato dalla milizia ribelle dopo la rivolta nel deserto. Bene, conosci la procedura, acqua in bocca.